Nel giorno della vigilia di Natale, visita nella casa circondariale di Teramo del vescovo Lorenzo Leuzzi e del garante dei detenuti Gianmarco Cifaldi, che hanno voluto portare di persona gli auguri di Buon Natale ai detenuti presenti. Il vescovo per l'occasione ha anche celebrato una messa all'interno della cappella presente nel carcere, un modo per far sentire anche la vicinanza in un momento così importante per la fede cristiana. Sono contento che possiamo celebrare di nuovo la Santa Messa. L'anno scorso è stato impossibile, quest'anno la provvidenza l'ha reso possibile. Sono contento pensando anche all'evento che abbiamo vissuto qualche giorno fa all'università, la laurea di un detenuto. Io sono qui proprio per incoraggiare ancora di più che nella vita c'è sempre la possibilità di ripartire e l'evento del Natale è un messaggio per tutta l'umanità. Non siamo soli, non siamo abbandonati, ma c'è la presenza del Signore in mezzo a noi, per cui anche nei momenti più difficili, più problematici, dove facciamo fatica a trovare anche soluzioni per ripartire, credo che celebrare il Natale, soprattutto in questa esperienza come quella del carcere, sia veramente un segnale per tutti. C'è speranza per poter ripartire perché davvero il Signore è sempre con noi. Per il garante dei detenuti Cifaldi, l'occasione della visita a Teramo è stata anche quella di portare dei doni ai detenuti, come fatto nelle altre carceri abruzzesi, e fare il punto con i vertici della casa circondariale. Un saluto, un abbraccio virtuale in tempo di pandemia alle persone che sono private della libertà personale. In questa occasione porterò anche, come dire, dei regali. Ho trovato delle persone veramente col cuore sensibile che hanno dato o dei soldi o delle materie per dare un momento di ristoro con vettovaglie e giocattoli per i figli dei detenuti. Nei scorsi giorni ci sono state diverse mie azioni, anche per sensibilizzare a livello nazionale la problematica che abbiamo nel nostro circuito detentivo. Ad esempio, il carcere di Sulmona ha una carenza importante dal punto di vista sanitario, poi abbiamo altre criticità, la Casa Lavoro di Vasto è sotto organico in modo importante, ma diciamo, il problema del sottorganico non è un problema solo di un carcere, è di tutti i carceri, ma di tutti i carceri non solo abruzzesi, ma quelli italiani. Oggi per noi è importante perché siamo in tempo di Natale, che è tempo di speranza. La presenza del Vescovo ci conforta e ci sostiene in questo cammino, che è sicuramente un cammino molto difficile, come quello appunto della gestione penitenziaria, che riguarda gestione delle persone. Qui c'è una comunità, non c'è la polizia penitenziaria, ma c'è una comunità. Ci siamo noi e ci siamo loro. Direi ci siamo noi, perché i problemi loro sono i problemi nostri, ma i problemi nostri sono anche i problemi loro. Quindi ecco perché è importante un'attenzione delle istituzioni che dovrebbe essere, diciamo, mi permetto di dire, più costante, perché qui ogni giorno è Natale.